Lunedì 6 gennaio 2021, giorno dell'Epifania, giorno della Befana, ed eccoci finalmente di nuovo insieme, qui dal Teatro Storchi di Modena per un pomeriggio ricchissimo di emozioni. Teatro Storchi di Modena, che anche oggi diventerà il teatro più grande d'Italia. Grazie a voi, bambine, bambini, amiche, amici che siete collegati in diretta per questo spettacolo che ci vedrà insieme proprio in questo pomeriggio, dove proprio voi sarete i nostri grandi protagonisti. Ne approfitto per salutare subito la pediatria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Questo spettacolo è tutto per voi, grazie a Biper Banca che lo ha reso possibile. E siamo veramente in tantissimi, io vi saluto subito, che bella la città di Bergamo, che bella, è proprio bellissima, e voi siete bellissimi, voi, le vostre famiglie, i medici che sono con voi, gli infermieri, le infermiere, tutte, siamo una bellissima squadra anche oggi, che peraltro si è allargata, sì, con tante altre città italiane. Pensate, siamo collegati anche con Modena, poi abbiamo con noi anche Prato, Rimini, Bologna e tantissime altre città italiane. Tante le sorprese che vivremo insieme questo pomeriggio, tante le emozioni. Dicevo, i nostri protagonisti siete voi, potete già iniziare a mandarci i vostri messaggi. Sì, potete scriverci i vostri messaggi, i vostri commenti, i vostri saluti, e poi io verrò a salutarvi tutti. Quindi scateniamoci con tutti i nostri messaggini, con tutti i nostri saluti. E a proposito di saluti, abbiamo un bel salutone per iniziare proprio la grande questo spettacolo insieme. Ho parlato di Biper Banca. Pensate, bambini, abbiamo con noi un'altra delle grandi colonne portanti di Biper Banca, che, lo ricordo, è una delle banche più grandi d'Italia, e abbiamo in collegamento questo pomeriggio, pensate, il vice direttore generale di Biper Banca. E uno dice: cos'è il vice direttore generale? È uno dei grandi capi, è uno dei grandi capitani, dei grandi comandanti di questa grandissima banca. È collegato con noi, allora lo salutiamo subito. Si chiama Eugenio Garavini, ecco, lo vedo dai monitor. Vice direttore generale, buon pomeriggio, ben collegato con noi dal Teatro Storchi in tutta Italia. Questo spettacolo che prende il via, io le volevo chiedere: ma perché Biper Banca promuove uno spettacolo per bambini e peraltro dedicato in questo caso proprio alla pediatria di Bergamo? Allora, buon pomeriggio a tutti. Grazie Gigi per la bella domanda, è una bellissima domanda, perché innanzitutto siamo qua per divertirci, per stare bene assieme. E Biper Banca è proprio convinta un po' di che anche diffondere la cultura attraverso la musica sia una bellissima esperienza e sia una bellissima cosa, e ci permette veramente di guardare, soprattutto in questo momento, che è un momento un po' difficile per tutti, anche con maggior fiducia e speranza anche per il nostro futuro. Biper Banca è una banca che ha sempre apprezzato tanto la cultura, e quindi non fare solo banca, ma apprezzare il valore della cultura proprio come motore di sviluppo sociale per la comunità e un volano di civiltà, insomma, e quindi bello essere qua con i bambini. Poi, diciamo la verità, insomma, sappiamo anche che Bergamo ha vissuto mesi veramente difficili per l'emergenza sanitaria, e noi vogliamo essere vicini, e lo saremo ancora di più, perché proprio anche con questa iniziativa vogliamo cominciare a farci conoscere ancora di più a Bergamo e alla sua provincia, proprio perché fra poco, più di un mese, diventeremo una banca importante, tu lo hai citato, e noi siamo veramente orgogliosi, insomma, saremo a Bergamo e nella provincia con tante filiali per essere vicini alle tante famiglie. Quindi che bello, pensiamo, un abbraccio giusto, che diventa quindi ancora più gigantesco. Io terrei in nostra compagnia Eugenio Garavini, perché andiamo a scoprire una delle tante sorprese che caratterizzeranno questo pomeriggio. Uno spettacolo che si intitola, adesso vice direttore generale ci provo io, vediamo se ce la faccio, bambini fatemi un in bocca al lupo. Allora, lo spettacolo di oggi si intitola Tino, no, mi sono già incartato, è Cala, e lo sapevo io. Tino, no, forse ho messo qualche tin più. Vice direttore generale, ci vuole provare lei? Ci provo. Tino, 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 Tina, Tino, tin. Ah,
ce l'ha fatta, l'applauso, grande, io lo, guardi, avrei potuto, come dire, scommetterci, mi sarei incartato e così è stato, mi sono incartato subito, per fortuna ce l'ha fatta Eugenio Garavini. Grazie davvero di cuore al vice direttore generale di Biper Banca per dare il là alla grandissima a questo spettacolo che, lo ripeto ancora una volta, ci vedrà insieme protagonisti con i vostri messaggi, con i vostri saluti. Poi più tardi vi parlerò di un'altra sorpresa che vi vedrà ancora una volta protagonisti, pensate, fino al 17 gennaio, ma per ora non anticipo altro, anche perché tin tin è la storia di un bambino che aveva un desiderio grandissimo, aveva un sogno grandissimo e io credo che sia riuscito a realizzarlo, ma per ora non anticipo altro, ma è un bellissimo e anche un bellissimo albo illustrato che è stato creato grazie a Cartusia editrice, e abbiamo con noi proprio l'editore di Cartusia, collegata con noi, Patrizia Zerbi. Eccola qui, ben ritrovata Patrizia, che bello. L'ho detto che saremmo stati una bellissima squadra anche oggi pomeriggio. E ti voglio chiedere, Patrizia, com'è nato il progetto Tino Tino? Sono orgogliosa perché il primo titolo che stiamo appunto portando adesso a voi attraverso lo spettacolo è di una collana molto bella che ho creato, che mi ha proposto Elisabetta Garrilli, che è una grandissima musicista e autrice, che troverete sul palco, quindi la vedrete, ed è una collana di musica disegnata e un po' strampalata. E quindi Tino Tino non poteva che essere il primo titolo che dava avvio a questa collana. È una collana di albi illustrati. Tino Tino è stato illustrato da Emanuela Bussolati, che oggi vedrete all'opera sul palco, e le musiche sono state eseguite, le voci, dalla Garrilli Sound Project. Quindi è bellissimo, è stravolgente e soprattutto dà un messaggio bellissimo: dare ascolto al proprio talento, che credo che sia un messaggio che i bambini che ci stanno ascoltando dalle diverse pediatrie, da Bergamo, da Como, da tutti quelli che tu e Gigi hai citato, meritano di avere un talento da esprimere, e i grandi hanno dovere di doverli rispettare questo talento. Bravissima Patrizia, hai fatto molto molto bene e ti ringrazio a porre l'accento, a mettere una bella lente di ingrandimento gigantesca sulla parola talento, perché bambini, voi siete veramente ricchi di talento, ne avete tantissimo, voi siete veramente dei grandi guerrieri, e il talento è la capacità che ognuno di noi ha, quindi proprio come ha detto Patrizia, tiriamola fuori e facciamolo anche oggi pomeriggio in questo bel mix, in questa bella squadra dove ci saranno e ci sono magia, emozioni, divertimento e, come detto, tanti amici. E tra questi amici, salutando ancora una volta Patrizia Zerbi, diamo il benvenuto anche all'Associazione Amici della Pediatria, con un abbraccio veramente gigantesco, lo allargo, lo faccio diventare grande, e diamo il benvenuto, già collegata con noi, a Milena Lazzaroni. E a Milena volevo chiedere come state vivendo questo momento, insomma, questo momento particolare. Tra l'altro ne approfitto per dirlo anche agli amici che ci stanno seguendo da casa: mi vedete senza mascherina, ma stiamo tutti quanti ben distanziati e chiaramente rispettiamo tutte le regole previste dalle normative vigenti per contrastare il potenziale contagio da Covid-19. Dicevo, come state vivendo questo momento particolarmente difficile e come riuscite a rimanere distanti ma vicini anche e soprattutto con le famiglie? Innanzitutto ringrazio Biper Banca per questo momento, questo secondo momento che ci sta dedicando, e ricambio l'abbraccio con il quale ci hai accolto, che diffondo a tutti i nostri bambini, genitori, sia collegati dall'ospedale che dalle loro case, perché alcuni sono fortunatamente anche a casa. Amici della pediatria, mi fa piacere raccontarlo a chi è distante dal nostro ospedale, ma potrebbe prendere anche un pochino spunto da questa iniziativa. Si è subito adoperata rispetto all'emergenza del
Covid-19 con una presenza che prevede ogni settimana la consegna di un kit che è composto da attività ludico-creative, per cui qui il talento si sprigiona tutto, perché le nostre pedagogiste insieme ai volontari preparano delle attività che vanno nell'ordine di continuare a far sì che i bambini sviluppino le proprie capacità e le proprie attitudini, quindi anche i propri talenti. Dopodiché abbiamo ideato la PAD, che non è assolutamente la DAD, quindi la didattica, ma è la pedagogia a distanza. Giochiamo con i nostri volontari in una piazza virtuale tutti insieme a questi bambini che si vogliono collegare, piuttosto che con degli interventi individuali che la pedagogista segue con il bambino e il ragazzo, oppure insieme anche al genitore, se fa piacere, insomma, ricevere dei consigli pedagogici. Questa è stata un po' la nostra risposta a un periodo davvero difficile, nel quale appunto a tutt'oggi noi volontari e pedagogiste non possiamo entrare in ospedale, però è stato un modo per star vicino, molto apprezzato. So che ci sono tanti bambini che seguiamo ogni giorno nella nostra piazza e negli interventi che sono qui a vedere lo spettacolo, per cui auguro a loro davvero di non abbandonare nessun sogno che hanno e di continuare a coltivarli ancora di più con un accento che metteranno oggi grazie a questo bellissimo spettacolo. Grazie ancora a tutti. Grazie, grazie davvero di cuore a te Milena, hai fatto benissimo, coltivare i propri sogni, mai abbandonarli. Questo ragazze, ragazzi, bambine, bambini, ricordatevelo sempre, anzi condividiamoli oggi i sogni, questa è una parola che sentiremo ripetere tante tante volte, così come vedo e me lo stanno comunicando dalla regia, io vi devo fare veramente i complimenti perché state mandando tanti messaggi, continuate a farlo perché tra un po' ci scateneremo anche con i saluti, con i saluti proprio che ci state mandando. Dicevo, quello che è il proprio sogno, il proprio talento, la propria capacità. Attenzione perché tocca a voi, tocca a voi, segnatevi questa data, 17 gennaio, fino al 17 gennaio compreso, potrete mandarci partendo stasera, domani mattina, con calma, quando volete, nei prossimi giorni, però fino al 17 gennaio compreso, potrete mandarci i vostri video, i vostri disegni, le vostre foto, i vostri audio, quella che è la vostra creatività. Poi ne riparleremo anche più tardi, anche perché a proposito di amici e amiche che sono in questa bellissima squadra anche questo pomeriggio, do con piacere il bentornato sul palco del Teatro Storchi di Modena, il teatro più grande d'Italia, a lei la fantastica Elisabetta Garilli per presentarci il Garilli Sound Project, e insieme a lei non è da sola, abbiamo anche Emanuela Bussolati. Adesso andremo a scoprire chi è Emanuela Bussolati. Elisabetta, Emanuela, eccole qui con me sul palco. Ci siamo, ci abbiamo dato il via, si è levato il sipario, si è alzato su in alto nel cielo, noi siamo pronti a partire, tutti ai propri posti, tutti ti vedo anche con posti. Emanuela, ma che bella sorpresa. Sì, perché tu devi sapere, Gigi, che noi oggi, raccontando la storia di Tino Tino, andremo un po' a suonare cose così, diciamo, non convenzionali, però oggetti che abbiamo tutti. Tutti li possiamo incontrare, suonare, ascoltare. Basta semplicemente bussare alla porta e loro rispondono. Ad esempio, noi oggi busseremo bambini alla porta di un pennarellofono. Sì, di tantissimi pennarelli. Voi ce li avete i pennarelli? Poi dopo busseremo alla porta di un giornale. Avete qualche foglio di giornale? E poi perché a casa potete prendere, busseremo alla porta di una cucina e prenderemo delle pentole. E la nostra grande Emanuela Bussolati suonerà alla porta della fantasia. Manuela, ma cos'è che combini oggi? Oggi combino di illustrare questa meraviglia di musica che hai messo in piedi e questa storia così significativa per tutti quanti. E la illustrerò proprio con ritagli di carta, cose molto semplici che si possono trovare dappertutto. Ritagli di carta, di cartoncino, di carta velina e soprattutto usando le mani e gli occhi, perché se non potessi usare le mani potrei sempre usare gli occhi, se non potessi usare gli occhi posso sempre usare le orecchie, quindi qualche cosa che mi dà la possibilità di vedere la musica, di illustrarla, di far sognare appunto i bambini sulle cose che illustro.
Perché tu devi sapere, Gigi, che Emanuela non sta sul palco con noi. Dove va? Sì, si nasconde? Si nasconde. Ah, sì, si nasconde. Si è fatta una piccola tana, sì. Dove ha un sacco di cose diverse. Ogni tanto potrete vedere questa piccola tana voi da casa. E noi nel frattempo qui ne combineremo insieme a lei, più che Bertoldo, si può dire, più che Bertoldo. Si può dire. Bene, si può dire. Allora siamo pronti a partire. Allora io vado nella tana. Nella sua tana Emanuela, che ritroveremo dopo, l'andremo a cercare insieme con tutte le sorprese che caratterizzeranno questo pomeriggio. Siamo pronti a partire. Aspetta un po' che io vi ho sentito che ridevate, avete fatto bene perché mi sono incartato, ma io ci voglio riprovare insieme a voi. E allora Tino Tino, Tino Tina, Tino Tin Tin Tin, si parte! Bambini che amano tanto creare ritmi e suoni da ascoltare. Un bel giorno esordì così. Mi chiamo Tino 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 Tina Tino Tin 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 Tino 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 Tina Tino Tin 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 Tino Tin 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 Tino Tin 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 Tino 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 Tina Tino Tin 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 Una volta si mise a pensare: ma che melodia posso inventare? Vorrei una musica per disegnare. Vorrei una musica per sognare. Quello che osservava nella sua testa si trasformava. Tutto quello che toccava una voce ritrovava. Suonavano matite e quaderni ad anelli, astucci, gomme e pennarelli, cerniere, lampo e perfino bottoni, e scarpe a strappo, ombrelli, bastoni. Diventavano uno strumento. Ritmo, ascolto e divertimento.
Se iniziava un acquazzone, ne ascoltava la canzone. Una musica per pensare, una musica per giocare.
Una mattina, a colazione, esclamò serio con convinzione: se voglio suonare un ritmo alternato, ci vuole un tegamino dal fondo smaltato. La mamma non sapeva se rallegrarsi o piangere a dirotto e disperarsi. E voleva stare ferma, ma continuava a ballare. Voleva star seduta, ma continuava a saltare. Puro ritmo scatenato da restare senza fiato.
Finita quella musica, come sempre accadeva, Tino Tino non riordinava. E la mamma lo sgridava, ma lui le rispondeva con calma e decisione. Mamma, le pentole hanno suonato. Insomma, capisci? Ha lavorato. Adesso anche loro devono riposare. Stan bene sul cuscino. Lasciamole russare. Dopo averlo un po' osservato, chiese al nipote con tono preoccupato: «Ma tu, da grande, che cosa vuoi fare?» «Io, da grande, io voglio suonare! Voglio fare il percussionista!» Il nonno fece finta di non capire e scelse bene le parole da dire. Prova a leggermi il giornale. Anche le lettere deve imparare. Quelle non puoi farle suonare. Tino Tino prese il giornale e svelto si mise a pensare come riuscire a farlo cantare. Lo prese e lo guardò. Lo chiuse e lo piegò. Lo girò, lo rigirò, lo stese e lo strappò. Non lo strappò. Alla fine lo ascoltò e a suonarlo incominciò.
quando il giornale restò silenzioso, il nonno disse un po' malizioso: posso avere il mio giornale? O anche lui deve riposare? Tino Tino gli diede il giornale e fece un annuncio sensazionale. Da grande voglio suonare il mondo. Che cosa vuoi fare? Un giro tondo, disse ridendo quel nonno burlone e intanto guardava la mamma sornione. Ma il nostro batterista piccolino pensava al suo pupazzo ballerino e per suonare le pentole lo aveva abbandonato da solo sul tappeto verde prato. Gli chiese: suoniamo? Anche tu puoi. Nessuno sarà bravo come noi. E il ballerino allora lo guardò. Si mise dritto e tutto si snodò. Mosse i piedi e cominciò a ballare. Forza, il ritmo non può aspettare. I vicini bussarono alla porta con gran sussiego e la faccia un po' storta. In casa i muri sono troppo sottili e i suoni ci arrivano sgradevoli e ostili. Nel condominio è vietato suonare, giocare, correre, cantare, saltare. Solo sottovoce si può parlare. Hai capito, Tino Tini, cosa dicono i vicini? Non puoi fare il percussionista. E forse è meglio l'elettricista. Devi smetterla di disturbare. Vai, su, va, va. Va, va in giardino, In giardino a filastroccare. Non lo so. Come non lo sai? Perché io non ho studiato e non ho studiato. No, non ho studiato. Tic-tac-ra-tra, alza un piede, fai bara. Alza le mani, fai quara, titta, ratta, corri sul posto, sfa, titta, ratta, fuori, dentro, sento casca. Bara!
alza un piede, fai barà, titta, ratta, alza le mani, fai quara, titta, ratta, corri sul posto, shh, barà, titta, ratta, fuori, dentro, c'è dentro, barà, titta, ratta, alza un piede, fai barà, titta, ratta, alza le mani, fai quara, titta, ratta, corri sul posto, shh, barà, titta, ratta, fuori, dentro, c'è dentro, barà, titta, ratta, alza un piede, fai barà, titta, ratta, alza le mani, fai quara, titta, ratta, corri sul posto, shh, barà, titta, ratta, fuori, dentro, c'è dentro, barà. Papà, senza farne una questione, trovò per tutti la soluzione. E non esiste solo il percussionista. Puoi fare anche il cuoco, il pompiere, il barista, il sarto, il ferramenta, il giardiniere. Domani in giornata andremo a vedere. Adesso invece tutti a cenare, senza posate o bicchieri da suonare. Il giorno dopo Tino Tino non suonò nulla a colazione, nessun ritmo, nessuna canzone. Ma appena in macchina, sul seggiolino, creò un bel ritmo per il mattino, imitando il suono del motore, prima di un camion e poi di un trattore. Prima tappa nell'officina di un amico dei Tino Tina. Tra martelli, seghe e bulloni sgranò subito gli occhioni. «Che mestiere meraviglioso!» gridò entusiasta al nonno pensoso. E appena Tino Tino al bancone arrivò, prese le chiavi inglesi e tutte le suonò. Poi cambiarono bottega e il suono di una fresa li costrinse a una spesa, perché i tronchi da suonare li dovettero acquistare. Allora andarono dal fruttivendolo, dal panettiere, e dal pescivendolo. A Tino quei lavori piacevano soltanto
perché usavano attrezzi che suonavano d'incanto. Fermi tutti! Quel mestiere è geniale! E indicò un vigile in mezzo al viale. E scusi, scusi, posso avere il suo fischietto? No. Tutti urlarono in accordo perfetto. Oh, vorrei davvero, davvero provare a fischiare. Per piacere, fatemi provare. Ho detto di no! Il vigile, vedendolo così educato, gli fece sentire un fischio stonato. Poi porse fischietto, paletta e cappello, sperando di udire un suono più bello. Tino Tino si mise a fischiare. Ma quello sì che era suonare! E tutti sentirono una melodia brillante e ricchissima di fantasia. Il traffico si fermò per ascoltare. I clacson suonavano, abbaiavano i cani, mentre i pedoni battevano le mani. Di suonare, Tino Tino, rabbuiato, si raccolse in un silenzio davvero inaspettato. Restava zitto e non era più festa. La mamma gli chiese: adesso che c'è? Niente. Sto ascoltando un pochino anche me. Il suono che canta insieme al vento. È tutto quello che ora io sento. Thank you.
nonno esclamò serio: «Ma questa è vocazione, molto più che un capriccio o un'illusione. Tinottino non è affatto smarrito. A me piuttosto sembra abbia capito che il mestiere che davvero vuole fare è solo quello che sente di amare. Per favore, fermiamoci un momento. Un lavoro non deve essere un tormento. Se farà il suo mestiere con passione, non avrà mai nessuna delusione. Volete insistere ancora per molto? Piuttosto, dategli ascolto. Papà e mamma, rassegnati, sono a casa ritornati. Tinottino sorrideva e sui passi componeva. Suoni uditi, uno o due non li hai smarriti. È già grande il risultato. Vuol dire che hai ascoltato. Tinottino, Tinottina, Tinottini è la voce di tutti i bambini che han diritto di cercare quel che sanno già di amare. Se hai un bel sogno, non lasciarlo. Prova solo a coltivarlo. Musica, parole, emozioni e magia con Tinottino. Che bello questo spettacolo. Ma che bravi loro, che bravi. Veramente sento l'applauso di tantissimi bambini collegati con noi da tutta Italia. A proposito, vedo un messaggio. Leonardo mi chiede: come si chiama quel flauto con il bastoncino? Eccolo qui, dov'è il flauto col bastoncino? Eccolo qui, lo andiamo a chiedere direttamente a lui. Come si chiama? Esattamente, è un flauto con la culisse.
Fantastico. Flauto con la culisse. Vedete, bambini, un'altra cosa molto importante è che veramente ogni giorno si ha la possibilità di imparare una cosa nuova. E oggi, secondo me, ne abbiamo imparate veramente tantissime tutti insieme. Io a questo punto vorrei nuovamente con me sul palco la nostra grandissima illustratrice, a proposito di grande talento, di grandi capacità. Avete visto com'è? Super mega bravissima a fare i disegni dal vivo, proprio in diretta come ha fatto questo pomeriggio. Emanuela, Emanuela che mi sta per raggiungere qui sul palco con l'applauso del Garilli Sound Project. Emanuela, che bello vederti in action, vederti in azione. Anzi, ne approfitto per chiedere ai bambini se avete delle domande che volete fare a Emanuela, chiederle come si fa a disegnare così bene, a fare queste creazioni in diretta. Potete scriverci sempre nei commenti, dove, lo ricordo, nei commenti trovate anche il link per mandarci le vostre creazioni. Lo ricordo ancora una volta, avete tempo fino al prossimo 17 gennaio compreso per mandarci le vostre foto, i vostri video, i vostri disegni, anche dei file audio, quello che volete, quello che la vostra fantasia vi porterà a fare, perché poi realizzeremo un bellissimo video, un grandissimo video dove ancora una volta i veri protagonisti sarete voi. Quindi noi vi aspettiamo, mandateci tutto quello che volete, che noi lo accogliamo a braccia aperte. Ma in attesa che magari arrivi qualche domanda dai bambini, Emanuela, te lo chiedo io, ma come si fa a fare una creazione così, così bella, così viva, così magica, proprio in tempo reale? Forbici. Come? Forbici. Sì. Carta. Sì. Cartoncino. Sì. Colori. Sì. Immaginazione. Coriandoli. Sì. Carta velina, gesso, cancellino per il gesso, sì, e tanta musica da ascoltare mentre si prova a studiare lo spettacolo. Questo è il mix, questa è la tua ricetta segreta? Questa è la mia ricetta pubblica, perché io spero che tutti i bambini provino a fare delle cose semplicemente con strumenti molto 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 a portata di mano, con la colla, le forbici, la carta, il cartoncino, la carta velina, cancellini, gomme poco, sbagliate bambini e bambine, sbagliate che così imparate di più. Fantastico, perché è vero, è dagli errori che tante volte si può imparare. Allora, facciamo tesoro dei consigli, dei suggerimenti, seguiamo l'esempio che ci ha appunto appena descritto Emanuela. Intanto io ne approfitto per salutare ancora una volta l'Associazione Amici della Pediatria. Che bel messaggio, grazie di averci, ci scrivono proprio in diretta, regalato questo bellissimo spettacolo a nome di tutti i bambini, genitori, volontari ed operatori sanitari. E vedo in questo messaggio tantissimi cuoricini, e allora anch'io prendo tantissimissimi cuoricini e li lancio, tac, tutti a voi, tutti per voi. E allora, amiche, amici, siamo arrivati al termine di questo spettacolo che, come vi avevo promesso, ci ha visto insieme tutti i protagonisti. Io ne vorrei approfittare per, a proposito di cuoricini, per ringraziare veramente di gran cuore l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l'associazione appunto Amici della Pediatria per aver accolto la proposta di Beeper Bank e aver partecipato proprio mattoncino dopo mattoncino alla costruzione di questo bellissimo spettacolo. Così come ringrazio di cuore e saluto con un bacione, un abbraccione grandissimi i bambini che si sono collegati questo pomeriggio dagli ospedali Sant'Anna e Fate Bene Fratelli di Como. Grazie anche, e anche a loro mando un salutone, a Dabio di Como, che li ha coinvolti tutti. Però attenzione, perché come vi avevo detto all'inizio, cammin facendo, questa squadra composta da tutti noi si è allargata tantissimo nel corso del pomeriggio e collegati con noi avevamo tantissimi altri luoghi da tutta Italia. Pensate, avevamo bambini e le loro famiglie, e io li saluto veramente con tanto affetto, in collegamento da Modena, da Bologna, da Rimini, da Prato, e poi ancora Milano, Verona, Mantova, Aosta, e poi ancora Parma, Reggio Emilia,
Udine, poi Villa Dalmè, Bagnolo in Piano. Pensate, siamo andati anche all'estero, un'altra città italiana, Catania, la meravigliosa Sicilia, che bella che è la Sicilia. E poi, come dicevo, siamo andati anche all'estero, eravamo collegati anche con Bloemfontein e anche con Bruxelles. Pensate quanto siamo diventati giganteschi. Qui dal Teatro Storchi di Modena, quello che è diventato oggi ancora una volta il più grande teatro d'Italia, proprio grazie a voi. Ho altri messaggi. Puoi venire in Azerbaigian? Mi chiede Farid. Farid, mi prendi? Ma ci prendi tutti in Azerbaigian? Se tu ci prendi tutti, voi siete pronti ad andare in Azerbaigian? Ale, è arrivato l'ok, quindi siamo pronti, come si dice in questi casi, faccio quello che sa anche l'inglese, l'americano, ready for take off, che poi bambini lo sapete molto meglio voi l'inglese di me, siamo pronti al decollo. Abbiamo Giuseppe, ciao, siamo Alessia e Anna da Torino, vi ringraziamo per lo spettacolo, abbiamo fatto un disegno del vento e ne faremo altri che vi invieremo presto. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Voi e anche i vostri genitori e anche tutti gli staff sanitari che sono stati collegati con noi. Mandateci tutto, vi ricordo, al link che trovate in sovraimpressione tra i commenti. Avete tempo fino al 17 gennaio compreso e faremo questo video fantastico, veramente fantastico, perché sarà fatto interamente con la vostra creatività, con la vostra fantasia, con i vostri sogni, con le vostre emozioni. E allora, visto che siamo nel gran finale, io ne approfitto per salutare anche gli amici fondamentali dello staff. Voi vedete me, vedete i grandissimi maestri del Garilli Sound Project, ma ci sono tanti altri amici e amiche fondamentali che sono dietro le quinte e io li voglio salutare tutti. Parto ad esempio da Pengo Idee on Life, i grandissimi Daniele Righi e Laura Bottazzi per la meravigliosa regia. Poi saluto lo staff tecnico di broadcast e di tutta la parte tecnica, cameraman, audio, regia luci, fotografia, capitanato questo team dal grande Gianmarco Morselli. Poi come non ringraziare Cartusia Edizioni, grazie, grazie veramente di cuore, ancora complimenti per queste bellissime creazioni e per la realizzazione dell'albo dedicato appunto a Tino Tino. Poi li ho chiamati, li richiamo ancora una volta con voi, l'abbraccione gigantesco al Garilli Sound Project insieme a Emanuela Bussolati per le sue fantastiche animazioni grafiche, grazie veramente di cuore. E grazie a lei, una fantastica artista, una fantastica direttrice d'orchestra, ma soprattutto una fantastica persona, Elisabetta Garilli. Grazie, grazie veramente di cuore a te e al tuo atelier. Che c'è? No, che noi dovremmo dire grazie, grazie Gigi! Grazie, 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 grazie a voi di cuore. Se divento rosso, però vi vedo lì a casa che avete visto Gigi che è diventato rosso e giustamente, giustamente ridete. Dulcis in fundo, dico grazie veramente di cuore a Biper Banca che ha reso possibile tutto questo. E grazie bambine e bambini, soprattutto a voi. Voi i nostri protagonisti, voi i nostri piccoli grandi guerrieri, voi il nostro futuro. Grazie a tutti voi. Un bacione gigantesco. Ciao!